Pronti a rimanere a bocca aperta? Cesare Buonamici, il volto storico del TG5, sta per fare il grande salto nel mondo del reality. Ma attenzione, perché c'è una svolta dietro l'angolo che potrebbe farvi cambiare idea su tutto. Dimenticate il trash e gli eccessi del passato nel mondo del Grande Fratello. La nuova edizione del reality promette un volto diverso, più umano e genuino. E a guidare questo cambio di rotta c'è un nome a sorpresa, Cesare Buonamici. Sì, avete sentito bene. La giornalista, nota per la sua autorevole presenza nell'informazione, sarà la nuova opinionista al fianco del conduttore Alfonso Signorini. E ora arriviamo al cuore della questione, che vi lascerà senza fiato. L'invito a partecipare al GF come opinionista non è stato un'idea di Buonamici, ma una decisione venuta direttamente dall'alto. E con alto intendiamo Pier Silvio Berlusconi. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me, ha rivelato Buonamici. Secondo lei, la conversazione con Berlusconi è stata semplice e con una rapida convergenza, aggiungendo che la loro reciproca comprensione è nata in fretta dato che si conoscono da anni. La nuova direzione del GF sarà quella di raccontare storie di persone vere, nelle quali il telespettatore possa riconoscersi, ha spiegato Buonamici. È una responsabilità grande, perché nell'apparente semplicità delle storie si nasconde una complessità che dovrà essere compresa e analizzata a beneficio del pubblico. Riguardo la sua collaborazione con Signorini, Buonamici è chiara: io sarò la spalla e Signorini il fulcro della trasmissione. Tra di noi c'è una solida, antica amicizia e conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente nel programma. Nessuna preoccupazione. Quindi, che questa nuova avventura possa compromettere la sua credibilità giornalistica. Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito professionale. Sono stata chiamata per portare me stessa, non per essere altro, ha assicurato. E per tutti quelli che si chiedono se Buonamici potrebbe un giorno diventare una concorrente del GF, la risposta è un secco no. Sono una persona tendenzialmente timida e riservata, ha detto, escludendo categoricamente l'idea. Rimanete sintonizzati, perché questa nuova stagione del Grande Fratello promette di essere più intrigante che mai. E voi, cosa ne pensate di questo colpo di scena? Fatecelo sapere nei commenti. Alla prossima!